La misericordia e l'amore hanno vinto sul peccato. Cristo è risuscitato, svelando un orizzonte di speranza senza fine che attraversa la storia dell'uomo. Il lunedì dell'Angelo, prima della recita del Regina Caeli, Papa Francesco ha ricordato a tutti che il Figlio di Dio ci permette di guardare con occhi e cuore nuovi ad un evento della nostra vita, anche a quelli più negativi, e che l'esempio di Maria alimenta una fede forte che non si piega di fronte al dolore. I momenti di buio, di fallimento e anche di peccato possono trasformarsi e annunciare un cammino nuovo. Quando abbiamo toccato il fondo della nostra miseria e della nostra debolezza, Cristo risorto ci dà la forza di rialzarci. Non sono poche, purtroppo, le voragini spirituali e morali dell'umanità, vuoti che si aprono nei cuori e provocano odio e morte. Dinanzi a questi abissi, che nelle cronache dei giornali trovano sempre spazio con efferati delitti che non di rado si consumano tra le mura domestiche e conflitti armati su larga scala, l'unica salvezza è la misericordia di Dio, eterna, e il suo amore, che non muore mai. Nella domenica di Pasqua, in una piazza San Pietro in fiore, il Pontefice ha celebrato la Santa Messa, quindi dalla loggia centrale della Basilica Vaticana ha letto il messaggio pasquale. Il Signore, che ha patito l'abbandono dei Suoi discepoli, il peso di un'ingiusta condanna e la vergogna di una morte infame, ci rende ora partecipi della Sua vita immortale e ci dona il Suo sguardo di tenerezza e di compassione verso gli affamati e gli assetati, i forestieri e i carcerati, gli emarginati e gli scartati, le vittime dello soprusso e della violenza. Il Pontefice ha così auspicato che il Cristo risorto possa indicare sentieri di speranza alla Siria, con il suo triste corteo di distruzione, morte, disprezzo del diritto umanitario e disfacimento della convivenza civile, sconfiggendo la durezza dei cuori nelle altre zone del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, in particolare in Iraq, nello Yemen e in Libia. Prima di impartire la benedizione Urbi et Orbi, Papa Bergoglio ha espresso vicinanza alle vittime del terrorismo, forma cieca ed efferata di violenza che non cessa di spargere sangue innocente in diverse parti del mondo, invitando la comunità internazionale a offrire accoglienza e aiuto alla schiera sempre più numerosa di migranti e di rifugiati, tra cui molti bambini, in fuga dalla guerra, dalla fame, dalla povertà e dall'ingiustizia sociale. Seguendo le coordinate di un mondo che sembra aver perso i riferimenti della giustizia e della fratellanza, Papa Francesco ha ricordato anche le difficili situazioni in cui versano la Terra Santa, l'Ucraina, il Burundi, il Mozambico, il Sud Sudan e il Venezuela. Così come pure i drammatici effetti dei cambiamenti climatici, la persecuzione dei cristiani, gli anziani, sopraffatti non di rado dalla solitudine, e i giovani, a cui sembra mancare il futuro. Possa risuonare nei vostri cuori, nelle vostre famiglie e comunità, l'annuncio della risurrezione, accompagnata dalla calda luce della presenza di Gesù vivo, presenza che rischiara, conforta, perdona, rasserena. Cristo ha vinto il male alla radice e la porta di salvezza, spalancata perché ognuno possa trovare misericordia. La speranza di Cristo arde nei secoli come il fuoco benedetto dal Pontefice nell'atrio della Basilica Vaticana il Sabato Santo durante la veglia di Pasqua, e il popolo di Dio è chiamato ad annunciare il risorto con la vita e mediante l'amore, senza farsi imprigionare dalla tristezza o lasciarsi schiacciare dalle difficoltà. Amministrando i sacramenti dell'iniziazione cristiana a 12 neofiti provenienti da Italia, Albania, Camerun, Corea, India e Cina, Papa Francesco ha chiesto di evangelizzare i problemi. Apriamo al Signore i nostri sepolcri sigillati. Ognuno di noi li conosce. Perché Gesù entri e dia vita. Portiamo a Lui le pietre del rancore e i macigni del passato, i pesanti massi delle debolezze e delle cadute. Egli desidera venire a prenderci per mano, per trarci fuori dall'angoscia.
ma questa è la prima pietra da far rotolare via questa notte, la mancanza di speranza che ci chiude in noi stessi. Che il Signore ci liberi da questa terribile trappola, dall'essere cristiani senza speranza, che vivono come se il Signore non fosse risorto e il centro della vita fossero i nostri problemi.